Nuovo video. Allora, se mi vedete questi occhi così è perché ho finito di piangere poco fa che c'è stata la scelta di Andrea a Uomini e Donne e io pianto per la non scelta, non per la scelta non mi è piaciuta proprio. Però vabbè, comunque, a parte questo, sono stata ad Aldi dopo pranzo, sono stata tipo verso l'una alle due prima di tornare a casa per la scelta, quindi volevo farvi vedere cosa ho comprato. Ho speso giusto pochi euro. E tra l'altro mi è arrivato un pacco Amazon, volevo anche farvelo vedere perché secondo me sono delle cose molto interessanti. Comunque, iniziamo con quello che ho comprato al supermercato. Io ho preso questa ciambellina Chloe, l'ho pagata 50 centesimi ed è buonissima, all'interno è strapiena di cioccolata e lei l'adora. Poi ho preso il pane e ho preso questa baguette qui integrale con tutti i semini. Ho preso questa. Per stasera. Sì. Perché piace a te? Vabbè, che piace a me. Poi c'era questa palla in offerta e Chloe con la mia nipotina l'hanno voluta. Pagato, vabbè, 1,99. È una palla di Frozen. Alla fine è costata pochissimo, anche se ne hanno veramente tante. L'ultima l'abbiamo comprata a Samuel quando è stato? Una settimana? Neanche, sì, vabbè, una settimanina. Di Spider-Man e Chloe ne ha voluta un'altra di Elsa, quindi vabbè. Poi Chloe l'ha vista e l'ha rivoluta. L'abbiamo comprata l'altro giorno. Ve la faccio vedere che ce l'ho qua sotto aperta. Questa qua praticamente delle principesse, come vedete l'ha mangiata oggi, tra l'altro. E l'ha voluta anche di Topolino. Ed è sempre uguale, sì, sempre con pomodori spinaci, solo che questa ha le formine di Topolino, vedete? Mentre questa delle principesse. Mettiamo qua sotto che ci siamo, la posiamo. In realtà si trova anche di Cars, quello che nel frattempo mangia le patatine, vabbè, comunque. Poi, altra cosa che ho preso sono due ovetti, uno per Samuel e uno per Chloe. Perché Chloe lo voleva e se lo vede Samuel lo vuole anche Samuel, quindi vabbè. Abbiamo preso due ovetti e poi altra cosa che ho preso sono questi qua per Samu. Siccome, come vi ho già detto, oddio, come vi ho già detto nello scorso vlog, Samuel mi buca tutti i pantaloni e ho trovato questi due pantaloni a 4,99. Nel sacchetto, amore, non lo so. Praticamente questi due pantaloni li ho pagati 4,99, 5 euro. E niente, c'erano altri modelli in realtà, ne avrei presi di più, però poi ho riflettuto che essendo che stanno venendo le belle stagioni, andare a comprare dei pantaloni lunghi non ne vale la pena perché non si utilizzano. Magari poi la misura non va più bene per settembre, quindi ho preferito prenderne. Continuano ad arrivare messaggi, quindi ne ho preferito prenderne solamente un pacco, appunto che ce ne sono due paia. Adesso li apriamo insieme perché io ho solo fatto questo buchino per vedere se il tessuto era felpato oppure no. Ho preso un 86,92 e ce ne sono un paio azzurrini con i laccetti verdi e poi hanno qua queste due strisce di questo colore. Oddio, guardarli così mi sembrano un po' grandini. Però no, non credo. Amo, tu che dici? Amo? Che dici? Per Samu? Dici? Ah no, non credo. Comunque, dopo li proviamo. E l'altro modellino è questo qua. Con tutte le volpi, gli orsetti. Molto autunnale, direi. Però vabbè, fa niente. Comunque, se saranno grandi li utilizzeremo a settembre, pazienza, non c'ho voglia di tornare a cambiarli. Altra cosa che ho preso sono questi due pigiamini, che sono due pezzi, ho preso sempre un 86,92 e ce n'è uno a due pezzi e uno credo sia intero o è pure a due pezzi. Non lo so, apriamo e controlliamo. Credo questi, comunque c'erano altri modelli. E gli altri modelli erano tipo due tutine, tutte intere, varie stampe, erano molto carini. Però io ho preso questi, niente, sono tutte e due a due pezzi. Vabbè, c'è il pantaloncino, questo qua è tutto a righine azzurro e blu.
con una magliettina sempre a righine azzurro e blu con scritto All Good. E poi c'è quest'altro qua, pigiamino sempre, con questo dinosauro e questo pantalone grigio. In realtà sembrano due tutine più che due pigiami, però vabbè. C'era anche la tutina, una tutina 4,99. Questi qua, due pigiami, li ho pagati 4,99, quindi buonissimo. E poi mi è arrivato un pacco Amazon. Faccio vedere questo pacchettino Amazon. E all'interno ho preso questo libro, che è Il Piccolo Principe. Quando ero più piccolina io, mi ricordo alle elementari, se non sbaglio. Sì, alle elementari una maestra ci lesse questo libro, appunto, del Piccolo Principe. A me mi è sempre piaciuta e quindi l'ho voluto ricomprare. Qui c'è scritto 3,90, ma io l'ho pagato tipo 2,90 su Amazon, era in offerta. Vi lascio il link qui sotto se volete acquistarlo. Comunque, quindi, ed è copertina rigida comunque, quindi è molto spesso. Faccio vedere anche l'interno, ci sono queste bellissime immagini. È fatto molto bene, è bellissimo. Guardate qua, questo è il mio segreto, è molto semplice, si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Questa è una frase comunque che io sapevo già, è una delle frasi che mi è rimasta in mente. Comunque è molto bello e secondo me ne vale la pena. Stavo mettendo a posto questo libro e volevo leggervi questa parte, ve la leggo appunto al video svuota la spesa. E secondo me è molto bella questa parte. Spiega in breve il libro del Piccolo Principe. Praticamente dice così: il Piccolo Principe è la storia dell'incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffometto vestito da principe che è arrivato sulla terra dallo spazio. Ma c'è molto di più di una semplice amicizia in questo libro surreale, filosofico e magico. C'è la saggezza di chi guarda le cose con gli occhi puri, la voce dei sentimenti che parla la lingua universale e una sincera e naturale voglia di autenticità, perché la bellezza, quando non è filtrata dai pregiudizi, riesce ad arrivare fino al cuore dei bambini, ma anche a quello degli adulti, che hanno perso la capacità di ascoltare davvero. Secondo me è molto carino. Cioè, è molto carina questa parte. Quindi, non so, compratelo, perché secondo me questo è stato il libro che mi ha fatto affascinare proprio alla lettura. Infatti, se vi ricordate in dei vecchi video, avete visto... Aspetta amore, se vi ricordate dei vecchi video vi potete ricordare che io ho tipo in Sicilia una marea di libri e il mio amore per la lettura è nato appunto grazie a questo libro, quindi volevo leggerlo ai bambini, l'ho preso per questo motivo. Comunque, quindi ho pensato di prendergli questo libro, che è un mondo di quadretti ed è il Pregrafismi, Lettere e Numeri, ed è un libro di prescrittura, prelettura, non so come si dica. È fatto così, appunto. Faccio vedere per esempio la prima paginetta. Lei, vabbè, ha iniziato, poi si è stufata. E vedete, ci sono di collegare i quadratini, poi vabbè, puoi colorare all'interno comunque con i colori che ci sono qua. Ma tralasciando perdere queste qua, che sono delle righe da collegare appunto, la parte che a me interessava in realtà era questa. Ve la faccio vedere. Chloe l'ha iniziata, poi si è stancata, non l'ha più fatto. Ovviamente è ancora piccolina, ha 4 anni, non è che posso pretendere chissà che cosa, però mi piace l'idea che lei inizi anche giocando, ovviamente inizi comunque a prendere la mano. Infatti queste qua le ha fatte lei, le ha rincarcate lei, non sono perfette però almeno le ha fatte bene. E quando sbagliava cancellava e lo rincarcava. Adesso dopo vediamo se vuole completare tutta la paginetta, però secondo me è molto carino. E ci sono tante cose da fare. Per esempio vi faccio vedere un'altra. Vabbè, inizia con tutte le vocali, quindi ogni vocale ha un uva con la U, e qui c'è l'uva, insomma. Serve anche a riconoscere la lettera. E poi, dopo aver imparato le vocali e l'alfabeto, c'è praticamente questo esercizio. Per esempio, bisogna ritagliare le figure della pagina a fianco e incollare ognuna nel rispettivo riquadro a seconda della lettera iniziale. Cerchia di blu il riquadro delle vocali, di verde quello delle consonanti.
come vedete qua ci sono per esempio tutte queste cose, no? Tipo sale, arancia, banana e tipo banana, quindi la vai ad appendere qua, banana, che ne so, e ape, e la vai a mettere qua, anche se non credo ci sia un'ape, però per dirvi, no? Che so, hot dog, quindi vai a metterlo nella H, qua. Ed è, secondo me, un esercizio molto carino perché i bambini iniziano a a prenderci la mano, insomma. Continua appunto qua, così. E poi iniziano i numeri. I numeri che sono appunto da 0 fino a 9. Ok, sono dei numeri da 0 fino a 9. E ovviamente qua ci sono anche, per esempio, delle figure dove i bambini possono contare quante ce ne sono all'interno. Vedete? Non lo so, secondo me è un libro molto carino per imparare appunto ai bambini a scrivere, comunque a entrare nella prospettiva che un giorno dovranno farlo, cioè dovranno, come si dice, imparare a scrivere, anche se a 4 anni, giocando, comunque passandoci un po' di tempo, secondo me può aiutarla a prendere confidenza con questo mondo appunto. Ovviamente il prossimo anno, andando all'asilo, sarà l'ultimo anno, penso che queste cose inizieranno a farle anche all'asilo, però comunque per 2,95 euro, una cosa del genere, l'ho voluto prenderlo per farglielo provare appunto. Quindi anche di questo vi lascio il link qua sotto, così se volete prenderlo almeno trovate il link direttamente, non andate a cercare un po' su Amazon. Quindi niente, questi qua erano i miei due acquisti appunto Amazon, e poi la mia spesina da Aldi. E niente, io vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo video e spero che questo video vi abbia tenuto compagnia come tutti gli altri che appunto giro per farveli vedere, per tenervi compagnia. Un bacione al prossimo video, ciao!